La mia isola che non c'è è Genova. Quando torno a casa mia, per me quella è l'isola che non c'è. Beh, per me è la casa che ho qua a Milano, dove vivo con la mia famiglia. Beh, questa è, in effetti è la terza volta, nel senso che ci chiamarono tanti anni fa per fare un meraviglioso film che era Le Follie dell'Imperatore. E quindi sì, io personalmente mi sento molto legato al mondo Disney e devo dire che lavorare con Disney e doppiare i cartoni, soprattutto poi quando vedi il prodotto finito, è molto interessante, divertente ed emozionante. Concorda. Concordo. Quando fa così di solito è d'accordo, se no fa così. Ma credo che la cosa migliore, almeno dal mio punto di vista, sia, c'era un pelo, sia fare tutte queste cose, cioè diversificare, significa anche, prima di tutto, suonare più strumenti, che tu hai, sono in tuo possesso. E poi significa anche non annoiarsi mai, e quindi è molto più stimolante che fare una cosa soltanto. Sì, il doppiaggio, il cinema, la sitcom in televisione, la conduzione, insomma, sono tutte cose, il teatro, insomma. Degli aggiusta tutto, sì. Sono pronto per accogliere questo nuovo elettrodomestico, non l'ho ancora fatto, anche se poi ho tutte le mie cose, mi piace quando guardo un film guardarlo in una situazione simile al cinema, anche perché poi guardarlo in casa mi piace quasi di più. Però non l'ho ancora, ma credo che lo prenderò presto. Ma io già ce l'ho, già lo uso e già mi piace. Prego, ciao.